Chi vorrebbe alla guida della regione Campania? De Luca, Caldoro o la Ciarambino? Ma a me questi movimenti 5 Stelle mi piacciono, quindi penso che... Ciarambino. Ma è perché De Luca, secondo lei, no, il suo omonimo, no? Ma io non lo voterei. Ma perché non lo voterebbe? Cos'è? Ma perché non può poi governare, cioè, oppure perché non le piace proprio il nome? Non mi piace proprio. Ma perché? No, non ti piace. Perché non le piace? Come si pone, insomma, c'ha un modo... maltratta i cittadini dicendo che sono scemi, cretini, quelli di Salerno. Insomma, però dicono tutti che Salerno è meravigliosa, governata benissimo. Salerno è meravigliosa. Sì, no, sì. Ma per merito... È governata molto bene? È stata, adesso non lo so. Senti, ma Di Maio, secondo te, potrebbe essere, si parlava prima che probabilmente nel 18 sarà il premier. Ne parlate voi. Tu sei contento di questa cosa qui? Ti piacerebbe Di Maio come premier? In questo momento sono contento che Podemos ha fatto una bella puntata elettorale in Spagna. E Podemos ha un programma con cui, insomma, per necessità riesce ad allearsi, insomma, dove può con i socialisti. Ma Podemos... è più difficile con il Movimento 5 Stelle, che non ne vuole sapere. Ma signor De Luca, secondo lei Podemos è più 5 Stelle o più Civati, quello che vorrà fare Civati? Nell'uno né l'altro. Senti, ma come va il tuo processo, Henry? È finita la fase, diciamo, dibattimentale. Sì. Perché tu hai parlato male. Sì, sono stato interrogato dai magistrati, non è stato né un'intervista né un interrogatorio, è stato un dibattito sull'avverbo sabotare. Perché lei ha detto che bisognava sabotare la TAV e per questo è stato indagato. Sì, è stato un dibattito linguistico. Vabbè, meno male. Così scopriremo se si può. Perché in ballo non c'era la modifica di un vocabolario, ma una condanna penale. Tutto questo tu l'hai scritto in un libro che si chiama? La parola contraria, un libretto. È un libro, sì. Signor Di Maio, ha ragione il signor De Luca quando dice che bisogna sabotare la TAV? Bisogna, in ogni modo, noi ci stiamo provando legislativamente a sabotarla il più possibile, con le leggi e soprattutto dicendoci che quella è un'opera inutile. Se noi chiedessimo ai cittadini se vogliono spendere 4-10 miliardi di euro nella mobilità delle loro città o per fare un buco nella montagna in Val di Susa, che cosa ci direbbero i cittadini italiani? Probabilmente potete sabotarla insieme, signor De Luca, con signor Di Maio, vi organizzate, no, come si può fare? Finora la Valle di Susa è riuscita a ritardare, rimandare, impedire, intralciare quest'opera, dunque a sabotarla. La presenza di una rappresentanza anche politica che va nella stessa direzione è buona. Senti, Henry, ma tu hai detto che è giusto sabotare la TAV oppure hai sabotato la TAV? No, io ho detto che la TAV, la linea TAV, che poi è sbagliato pure il titolo, perché non si tratta di nessuna TAV. Alta velocità. Alta capacità. Ma quale alta velocità? Si risparmierebbero meno di un'ora sulla Torino-Lione, si tratta di treno a modesta accelerazione. Questa treno è a modesta, precisa. Quindi sarebbe TMA. Però fa schifo TMA. No, ma fa schifo tutta l'opera, dal titolo allo svolgimento. Vabbè, però se uno deve andare a Lione magari fa comodo. Ma ci va già, e quel treno tra Torino e Lione viaggia vuoto. Senta, signor De Luca, porterebbe il signor Di Maio ad arrampicare con lei? Sì, sicuro. Però si deve vestire meglio, perché lui viene con la giacca e la cravatta. Lei ha mai fatto una arrampicata? Più scomodo, la cravatta è scomoda. Ha mai fatto una arrampicata, signor Di Maio? Sì, però per sport. Ma tipo, sono mai arrampicato. Le scale di casa. Dove si è arrampicato? Mi pare che una volta abbiamo fatto roccia. Sì. No, le pare o no? Non sa lei con chi eravate? Sì, lei, vacanza, Di Battista? No, Ruocco. Non adesso. No, un'altra vita. Un casaleggio. Signor De Luca, ci saluti Mauro Corona. Arrivederci, signor De Luca. Luca, arrivederci. Grazie. A presto. Grazie.